Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi video un po' diverso, ma che non tradirà lo spirito nostalgico romantico del canale. Infatti oggi parleremo del raduno di Operazione Nostalgia. Sigla e poi ne parliamo. Il 7 luglio 2024 a Novara, quindi non molto distante da dove abito io, si è tenuto il raduno di Operazione Nostalgia. Domanda: che cos'è il raduno di Operazione Nostalgia? Credo sinceramente che chi segue questo canale molto probabilmente conosce la pagina Operazione Nostalgia, però facciamo un brevissimo riassunto per chi magari non dovesse sapere di cosa si tratta. Operazione Nostalgia è una pagina Facebook nata oramai 10 anni fa, che come argomento tratta il calcio romantico, il calcio degli anni 90, primi anni 2000, insomma, il calcio bello. Potremmo definirlo. Col tempo questa pagina è cresciuta sempre di più, ha avuto sempre un maggiore seguito e ha iniziato ad organizzare un raduno. Raduno, ossia delle partite in cui degli ex calciatori giocavano fra di loro una partita, ovviamente con tono altamente amichevole, anche perché la maggior parte degli ex calciatori sono fuori forma, quindi non è che ci si potesse aspettare chissà che tipo di partita. Inizialmente le prime partite svolte fra gli ex calciatori, diciamo che avevano due costanti. La prima è che gli ex calciatori erano ex calciatori molto poco famosi, molto di nicchia, no? Calciatori amatissimi ma non popolari, che all'epoca non erano delle superstar. E in secondo luogo, solitamente gli incontri venivano svolti davanti a 500-1000 persone, insomma, poca roba. In realtà poi questo evento, questo raduno, anno dopo anno è cresciuto sempre di più. Piano piano i nomi dei giocatori che sono andati a partecipare a questo raduno, a queste partite, si è fatto sempre più importante. E in ultimo anche il seguito di questi raduni è diventato molto molto più grande. Infatti, se i primi incontri si tenevano davanti a 500-1000 persone, l'incontro di Novara si è tenuto davanti a 13.000 persone. Non solo, quest'anno Operazione Nostalgia è riuscita addirittura a organizzare due raduni, uno al sud a Salerno e uno al nord a Novara. Benissimo, allora parliamo un pochino di questa esperienza, perché ho avuto la fortuna di andarci, ho avuto la fortuna di partecipare e quindi vi racconto com'è andata, perché secondo me è stata un'esperienza veramente bella. E per chi se lo dovesse essere perso quest'anno perché magari non era convinto ad andare, magari perché abitava lontano, magari per qualsiasi altro motivo, ecco, consiglio vivamente l'anno prossimo di provare a recuperare. Perché si tratta veramente di un evento molto bello, molto nostalgico, molto romantico, molto molto bello. Molto bello l'ho già detto, però lo ripeto perché mi ha colpito molto. Allora, tanto per iniziare, i biglietti per Novara io li avevo acquistati non appena erano stati messi in vendita, ancora prima che venisse annunciato Roberto Baggio, ancora prima che venissero annunciati i grandissimi nomi. L'avevo preso perché era da tanti anni che ci tenevo ad andare, non veniva mai svolto vicino a casa mia, questa volta si è svolto a un'oretta e mezza, 2 ore da casa mia, e quindi ho preso e sono andato, anche se in realtà poi non è che li ho comprati io i biglietti me li ha regalati mia moglie per i nostri 11 anni di matrimonio. 11 anni, quindi ne approfitto anche per fare gli auguri a Valeria, cioè a mia moglie, anche se il nostro anniversario è stato ormai più di un mese fa, però come regalo mi ha preso questi biglietti. Grazie Valerie, ti faccio il cuoricino, benissimo. Certo, il rovescio della medaglia è che mi ha comprato i biglietti, mi ha detto vengo con te a vedere la partita, e quindi sono andato con mia moglie. In realtà poi io, da grande volpone quale sono, insomma, da persona fine, intelligente, furba, anche se avevo già comprato i biglietti, ho scritto agli organizzatori di Operazione Nostalgia, dicendo: guardate, io ho un canale bellissimo, ho una community bellissima, e questo lo penso veramente. Non è che gentilmente mi dareste la possibilità, non so, di scendere negli spogliatoi, io poi farò un video in cui parlo del raduno di Operazione Nostalgia. Ecco, la risposta non è stata no. E uno dice: urca, non ti hanno detto di no, ti hanno detto sì. No, non mi hanno proprio risposto, però vabbè, ci può stare, nel senso che oramai è un'organizzazione talmente grande che chiaramente non è che viene ad ascoltare me, però io ci ho provato, perché tanto alla fine tra provarci e sentirsi dire di no e non provarci, il risultato è lo stesso, quindi ci ho provato, quindi niente. Tra l'altro ho fatto anche un altro tentativo di infilarmi, diciamo, in qualche modo all'interno dell'organizzazione dell'evento, perché a un certo punto sulla pagina Facebook gli organizzatori di Operazione Nostalgia hanno detto: ci serve una mascotte, creato una mascotte che deve essere un dinosauro. E a questo punto ho detto: a me piacciono i dinosauri, figo, io sono un grande appassionato di dinosauri, sono un grande fan dei dinosauri, ho creato questa mascotte. L'ho inviata, c'era questo concorso, chi avrebbe vinto il concorso avrebbe avuto la possibilità di scendere negli spogliatoi e stare lì sul campo, bellissimo. Ho detto: quindi mando questa mascotte, io sono appassionato di dinosauri, figuriamoci se non vinco. Ho vinto? No, non credo. Dico non credo perché alla fine di questa storia della mascotte non se ne è saputo più nulla, non è stata eletta vincitrice nessuna mascotte. Comunque fa niente, alla fine mi sono rassegnato e me ne sono andato in tribuna, benissimo. Prima di iniziare a parlare, insomma, delle cose positive, delle cose belle, delle cose divertenti, solo due piccoli appunti. Due piccole cose non mi sono piaciute del raduno. Il primo è stato, diciamo, il villaggetto che c'era fuori dallo stadio. Allora,
È chiaro che lo spazio era quello che era, non è che siamo a San Siro, però il villaggio è stato aperto alle 11 e dentro c'erano quattro bancarelle. C'era la bancarella di Operazione Nostalgia che vendeva le magliette, credo a 30 euro, non lo so. C'era poi quella dell'S Lunga per comprare da mangiare, qualche gioco. C'era anche un'interessantissima bancarella di un'altra pagina che si chiama One More Time, che vende tutte cose vecchie. Non ho avuto il coraggio di chiedere i prezzi perché mi sembravano molto costosi. Comunque resta il fatto che le bancarelle erano veramente 4-5. Niente di male, per carità, ripeto, lo spazio era quello che era. Però questo villaggio era stato venduto come se fosse, mamma mia, una roba Disneyland, no? Quindi alcune persone si sono presentate già alle 11 del mattino, arrivando magari da Firenze, arrivando da lontano, e sono state 5 ore a guardarsi queste quattro bancarelle. C'è da dire però che la cosa positiva, assolutamente positiva, è che soprattutto nel pomeriggio, ovviamente a ridosso dell'inizio della partita, i cancelli sono stati aperti, mi pare, alle 6 o alle 7, non ricordo, comunque poi il piazzale era tutto pieno di tifosi e ovviamente ogni tifoso indossava la sua magliettina, bellissimo. Io avevo la maglietta di Zanetti, non originale, mia moglie aveva la maglietta di Toldo, neanche quella originale, in realtà la mia non era neanche mia, era la maglietta di mio suocero, quindi avevano comprato questa maglietta anni fa davanti allo stadio, quindi favorendo la pirateria, diciamo. Comunque avevano comprato questa maglietta, io avrei voluto indossare la maglietta di Zamorano, che avevo anch'io non originale, comprata quando avevo 13 anni, chissà che fine ha fatto, forse mia mamma me l'ha buttata o forse l'ho persa io, chi lo sa, però mi sarebbe piaciuto tanto andare con la mia magliettina non originale di Zamorano. Comunque dicevo, c'erano tante magliette, tanti nomi che uno li vede e dice, urca, ma è vero, sto giocatore neanche me lo ricordavo, e poi c'erano delle chicche incredibili, come tifosi che indossavano la maglia della Longobarda, c'era qualcuno addirittura che aveva la maglietta di Julian Ross, del cartone animato di Holly e Benji, anche se a mio avviso quello che ha vinto in assoluto è stato un tifoso che si è presentato con la maglietta di Cassano, mi pare, del Real Madrid, con attorno al collo il pellicciotto famoso di Cassano, lì, meraviglioso, bellissimo, appunto un bellissimo clima, ti giravi a destra, gente che rideva, si faceva foto, giravi a sinistra, gente che probabilmente era lì da mattino e che faceva la pipì nelle aiuole, però insomma era un clima disteso, tutti tranquilli, tutti sereni, tutti tifosi, bellissimo. La seconda cosa che invece non mi è piaciuta è stata, diciamo, l'organizzazione generale nel far affluire la gente dentro l'impianto, non particolarmente avvezzo ad avere a che fare con numeri così grandi. Infatti noi per mezz'ora ci siamo fatti la coda, dopo che una signora ci ha detto dovete andare di lì, tutti entreranno da quel portone, a prescindere da quel cancello, a prescindere dalla zona in cui avete comprato il biglietto. Dopo mezz'ora, 40 minuti, abbiamo scoperto che non era così, ma dovevamo fare tutto il giro dell'impianto, andare dall'altra parte e entrare dall'altra parte. Però la cosa positiva qual è stata? È che mentre eravamo in coda al cancello sbagliato, abbiamo avuto la possibilità di intravedere Zanetti e Tommasi, e uno dice, vabbè, insomma, sei stato contento? Sono stato molto contento, perché Zanetti e Tommasi non si sono fermati a parlare con chi era al di là del cancello ed era in coda, ma sono andati diretti a salutare, a dare dei baci, a farsi delle foto con dei ragazzi disabili che li stavano aspettando. La cosa mi è piaciuta veramente molto, perché sia Zanetti che Tommasi sono conosciuti da tutti per il loro grande cuore, per la loro grande umanità, e mi è piaciuto il fatto che appunto non solo queste cose le facciano in pubblico, ma le abbiano fatte anche in privato. Noi le abbiamo visti da un pertugio, insomma, però insomma è stato molto bello vedere due campioni del genere che hanno dedicato tanta attenzione a chi ovviamente è stato più sfortunato di noi, che però non si è voluto perdere per nessun motivo questo raduno. Quindi bellissimo, mi ha veramente fatto piacere, sono stato contento. Passato questo momento di gioia, io e Valeria siamo andati appunto in tribuna, dove avevamo preso i biglietti, tra l'altro biglietti economicissimi, mi pare 15 euro, 16 euro in tribuna, bellissimo, veramente una posizione fantastica. Entriamo allo stadio, prendiamo posto in mezzo a tutte le maglie colorate, clima bellissimo in mezzo ai cori, e ci rendiamo conto di una cosa. Scopriamo infatti che Marco Amelia probabilmente non ha la stessa sensibilità e non ha lo stesso amore verso i più deboli che hanno Zanetti e che ha Tommasi. Perché? Perché prima del calcio d'inizio, insomma, si è cercato di fare un po' di spettacolo. Sono stati chiamati tre ragazzini, insomma, che dovevano calciare un calcio di rigore. Dovevano in pratica cercare di far gol a Marco Amelia, portiere della nazionale, campione del mondo, ok, bellissimo, vai, così, colì. I bambini tirano e Amelia li ha parati tutti. E non si fa, voglio dire, sono bambini, fagli far gol, no, ma che te ne importa. Addirittura, beh, un paio di tiri sono andati proprio dritti, non poteva scansarsi. Su un paio di tiri si è proprio tuffato per pararli. Ripeto, non si fa. Fai come Zanetti e come Tommasi, no? Ma fagli far gol a sti bambini. Comunque, fa niente. Ad ogni modo, inizia la presentazione dei calciatori e devo dire che quello è stato, secondo me, dal mio punto di vista, il momento più bello di tutto il raduno. Perché? Perché praticamente entrava il giocatore dell'Inter, folle,
incredibile, entusiasmo, i tifosi dell'Inter urlavano di gioia, olè, viva Milito, viva Zanetti, entrava Shevchenko, i tifosi dell'Inter urlavano, olè, viva Shevchenko, grandissimo Sheva, stessa cosa i tifosi del Milan, entrava Shevchenko e Dida, olè, grande Dida, grande Shevchenko, numeri uno, entravano Zanetti e Milito, olè, grandi Zanetti, grandi Milito, numeri uno. Insomma, era proprio bello vedere che i tifosi, sì, non vedevano l'ora di salutare, vedere, incitare a quelli che sono stati i beniamini della loro giovinezza, ma erano altrettanto contenti di vedere quelli che erano stati dei grandi avversari, che un tempo ci terrorizzavano e che adesso comunque sono per noi degli eroi ed è un piacere vederli anche se rappresentano un'altra squadra. Ed era bello perché praticamente tutti i giocatori, quasi tutti, hanno ricevuto grandissimi applausi e grandissimo incitamento. Ma ovviamente il giocatore che è stato più acclamato, che ha ricevuto l'incitamento, l'applauso, insomma, che ha ricevuto l'applauso, la standing ovation, insomma, tutti in piedi, olè olè, è stato naturalmente Roberto Baggio. Sulla presenza di Roberto Baggio al raduno di Novara c'erano un po' di perplessità. Perché? Perché Roberto Baggio aveva già partecipato al raduno di Salerno e i tifosi di Salerno si erano un po' incavolati. Perché? Perché quelli di Operazione Nostalgia avevano fatto un pochino i furbi, lo avevano inserito in una delle due formazioni, avevano fatto intendere che avrebbe giocato, in realtà Baggio non aveva giocato e poverino non avrebbe potuto giocare con le ginocchia che si ritrova, ma in realtà l'hanno fatto vedere, l'hanno mostrato 5 minuti, i tifosi speravano che facesse almeno un giro di campo. Invece in quel di Salerno Baggio è stato praticamente un fantasma, non gli è stato concesso di interagire con il pubblico. Gli organizzatori del raduno di Operazione Nostalgia, dopo aver visto tutti gli insulti, caterve di insulti che si sono presi su Facebook, hanno deciso di dare un po' più spazio a Roberto Baggio e meno male. Tra l'altro c'era anche un altro dubbio, fino a pochi giorni dalla partita la presenza di Baggio non era nemmeno certa, perché come sappiamo era stato vittima, è stato vittima recentemente, forse una settimana prima del raduno di Novara, di un'aggressione in casa, di una rapina, insomma, francamente se non fosse venuto nessuno gli avrebbe detto niente, però Baggio, sostenendo che i tifosi sono la sua forza, che aveva dato la sua parola, ha deciso di venire lo stesso. Bellissimo, ha fatto il giro di campo questa volta sulle note della canzone di Cremonini, quello che dice da quando Baggio non gioca più non è più domenica, insomma un momento emozionantissimo, devo dire che mi sono abbastanza emozionato, c'era lì Valeria che mi guardava, io cercavo di non farmi vedere che mi stavo emozionando, veramente bello. Baggio ha fatto il giro di campo con la musica, saluti, abbracci, tutto lo stadio dava i numeri, figuriamoci, si applaudivano tutti i giocatori, arriva Baggio tutti in piedi, momento bellissimo, Baggio saluta, si commuove, piange, veramente veramente un momento molto bello. Ripeto, le cose più belle ed emozionanti sono quelle accadute sulle tribune, veramente molto molto bello, molto emozionante, molto toccante. Baggio ha fatto questo saluto, poi è andato a mettersi, diciamo, in panchina e la partita è iniziata. Benissimo. Allora, possiamo dire che i giocatori sono proprio ex giocatori. A parte qualche giocatore che era veramente in forma smagliante, tipo Zanetti, e questo lo sappiamo, Zanetti, figurarsi, Zanetti è come se avesse 20 anni, forma smagliante, Tommasi in grande forma, Panucci anche in grande forma, insomma, alcuni giocatori erano in forma, gli altri erano più morti che vivi. Il giocatore che sembrava un po' più fuori forma di tutti gli altri era ovviamente Sebastian Frey. Sebastian Frey, che è un grande amico di Operazione Nostalgia, ha partecipato a svariati raduni, però non si poteva vedere, aveva questa divisa
abbastanza aderente da portiere, una bella pancia davanti, insomma. Però anche lui si è beccato un sacco di applausi, un sacco di cori, tra cui quello famosissimo che edulcoro: se avessi i capelli di Frey, quante donne che avrei. Non è proprio così, però insomma, edulcoriamo. Comunque, Frey molto simpatico, si girava, salutava. Ma com'è stata la partita a livello tecnico? Non lo so, ammetto che ero molto distratto da ciò che accadeva sulle tribune. Partita due o tre volte la Ola, la prima volta bellissima, seconda bella, terza, insomma, sono un po' scocciati, quindi la terza, dopo la terza Ola basta, perché iniziava a essere un po' troppo. Pubblico meraviglioso, un sacco di magliette, partita comunque discreta, interessante. I primi a segnare sono stati la squadra di Shevchenko, perché praticamente da una parte giocava Shevchenko e Dida, Shevchenko era il capitano, dall'altra il capitano era Zanetti e in squadra con Zanetti c'era Milito. Ora ripeto, la partita non me la ricordo neanche tanto bene, però mi ricordo dei flash. I primi a passare in vantaggio, come dicevo, sono i giocatori della squadra di Shevchenko, e a segnare è Nicola Moruso, un giocatore che dalla sua carriera sembrava poter ottenere molto più di quanto in realtà poi non ha ottenuto. Però su Moruso ci sono alcune curiosità particolari che voglio condividere con voi. Per esempio, Moruso ha un record che nessun altro ha in Italia, ossia ha giocato in ben 13 squadre di Serie A. Quali sono queste 13 squadre? Adesso ve le leggo, perché a memoria chi se le ricorda. A Moruso quindi ha giocato nella Juventus, nel Torino, nel Napoli, nella Sampdoria, nel Parma, nell'Atalanta, nel Como, nel Modena, nel Messina, nel Siena, nella Regina, Perugia e Padova, e in ognuna di queste squadre ha realizzato almeno una rete, ad eccezione della sua esperienza con il Siena. Un altro dato, un'altra curiosità su Moruso, che secondo me è molto più interessante di quella che vi ho appena letto, è legato al fatto che Moruso in Serie A ha realizzato ben 113 reti. Però, nonostante abbia realizzato ben 113 reti, non è mai riuscito ad esordire nella nazionale maggiore. E questa, secondo me, è proprio la cartina tornasole di quello che era il livello del campionato italiano, del calcio italiano, quando Moruso giocava in Serie A. Perché al giorno d'oggi chi è che ha fatto l'europeo? Scamacca, Retegui. A Moruso oggi sarebbe titolare fisso, naturalmente. All'epoca, nonostante 113 gol in Serie A, non è mai esordito in nazionale. Ad ogni modo, la partita va avanti e la squadra di Zanetti, che mi pare fossero i neri, pareggia grazie a un gol di Raffaele Rubino, che era l'unico giocatore, ex giocatore del Novara, che ha segnato in tutte le categorie con il Novara ed è praticamente un idolo, ha segnato sotto la sua curva, grande gioia, tra l'altro un gol bellissimo, ha fatto un sombrero a Dida che ha cercato anche di acchiapparlo per non fargli far gol, e invece Raffaele Rubino è riuscito a realizzare un bellissimo gol, benissimo. Ma la domanda che nasce è: come se la stanno cavando nel frattempo Milito e Shevchenko? Perché erano i due attaccanti, insomma, più attesi. C'era anche Di Natale, che io adoro, grandissimo giocatore, però gli occhi di tutti erano soprattutto su Shevchenko e su Milito. Ecco, non se la stanno cavando benissimo. Shevchenko poco dopo il decimo minuto, il quindicesimo minuto, si stira e quindi deve uscire, poveretto, acciaccato. Era anche in discreta forma, però evidentemente non era cosa. Milito non si stira, ma è veramente inguardabile, fa fatica clamorosa a correre, ha fatto una bella pancetta, devo dire, proprio goffo, fa fatica a correre, perde quasi tutti i contrasti, però il tifo non fa niente, anche se Milito sbaglia, tifosi della Juve, dell'Inter, del Napoli, del Milan, tutti a incitarlo, perché Milito è un'istituzione della Serie A, così come Shevchenko, che quando è uscito si è pigliato un applauso e che a momenti veniva giù lo stadio. Non sono solo Shevchenko e Milito però a essere un po' in debito d'ossigeno. Infatti a un certo punto c'è un calcio d'angolo e i giocatori sono talmente obnubilati, talmente stanchi, che a un certo punto questo calcio d'angolo vanno a batterlo in due, uno a destra e uno a sinistra, si mettono tutti e due a battere, poi qualcuno fa notare, quello di sinistra, che no, è il calcio d'angolo a destra, quindi i giocatori iniziano a non capire più niente, benissimo. Chi capisce invece molto bene è Fuser in forma straordinaria, che prima realizza il gol del 2-1, poi fornisce un assist per il gol del 3-1, quindi benissimo. Fuser, lui è anche un altro di quelli in grande forma, un altro giocatore che secondo me al giorno d'oggi sarebbe considerato uno dei migliori giocatori italiani. All'epoca era un buon giocatore che non riuscì ad andare neanche al mondiale del 98. Ad ogni modo finisce il primo tempo e riappare Baggio, tutti molto contenti, ripeto, quelli di Operazione Nostalgia si sono sentiti fischiare le orecchie dopo che Baggio a Salerno non l'hanno proprio fatto vedere, e succede una cosa che mi ha messo un po' di tristezza. Tutti i giocatori iniziano a lanciare, a regalare i palloni dell'evento tirandoli verso le tribune, e lo fa anche Baggio. La cosa che mi ha messo tristezza, devo dire la verità, o che mi ha fatto riflettere, insomma, è che mentre tutti i calciatori tiravano delle bordate fortissime cercando di lanciare la palla più in alto possibile anche agli spettatori più lontani, Baggio si vedeva che tirava cercando di controllare la potenza, si vedeva che dava dei colpi piuttosto deboli perché evidentemente aveva paura di sfasciarsi il ginocchio,
e questo secondo me rende ancora di più l'idea della grandezza dell'uomo, insomma, di Baggio, del giocatore, dell'uomo del giocatore, quello che vogliamo, che nonostante un fisico debilitato, nonostante tutto, si è presentato al raduno e comunque quel fisico, ovviamente non così debilitato, però insomma ce l'aveva anche quando giocava, soprattutto negli ultimi anni, e nonostante questo ha fatto cose grandissime. Quindi grandissimo Baggio, rinizia il secondo tempo. Nel secondo tempo ci sono una serie di cambi, insomma, chi entra, chi esce, chi entra, chi esce. In attacco per la squadra bianca, per la squadra capitanata da Shevchenko, ecco che si schiera niente poco di meno che Nelson Dida. Dida col numero 8 inizia a fare numeri pazzeschi, anche Dida in una forma straordinaria, però Dida dimostra di essere un vero brasiliano, perché lui coi piedi ci sa giocare veramente, o non pensavo, ma veramente bravo, bravo, bravo. Bravissimo anche Di Natale, vederlo dal vivo, anche se Di Natale, nonostante sembrasse in discreta forma, correva pochino. Comunque resta il fatto che Dida straordinario. Ma qual è stato il giocatore che più di tutti si è impegnato in questo incontro? Ma allora, dal mio punto di vista, quello che ho visto proprio incarognito, correre, lamentarsi, darsi tanto da fare, è stato Luigi Orlandini. Orlandini, altro giocatore che avrebbe potuto fare un altro tipo di carriera, ma che nonostante tutto è riuscito a passare svariati anni in Serie A e nonostante un fisico che oramai era veramente strabordato, si è impegnato tantissimo, sulla fascia andava avanti e indietro, giocate pregevoli, insomma un ottimo giocatore, almeno potenzialmente. Poi nella prova pratica non si è dimostrato così continuo, così decisivo, però sicuramente un giocatore che aveva grandi potenzialità. Tra l'altro Orlandini ha scritto anche la storia, perché è stato il primo a segnare un golden goal e l'ha realizzato nella finale dell'Europeo dell'Under 21 del 94, disputato tra Italia e Portogallo. Quindi insomma Orlandini in qualche modo è entrato nella storia, e questa cosa di essere entrato nella storia grazie a questo golden goal un pochino lo fa incavolare. Infatti Orlandini in una recente intervista ha dichiarato: certo che il calcio è strano. Uno gioca 2 anni nell'Inter con Pagliuca, Bergomi, Bergkamp, Rubens Sosa, non proprio gli ultimi arrivati. Poi va al Parma e trova Buffon, Cannavaro, Zola, Crespo, forse il Parma più forte di sempre. Poi va al Milan, nel frattempo vince un europeo con l'Under 21. E nonostante tutto, la gente si ricorda solo di quel gol. Comunque, va detto che se tutti i giocatori stanno iniziando ad avere le visioni, stanno morendo, non capiscono più niente, iniziano a vederci doppio dalla stanchezza, chi sta bello fresco e riposato è Frey, che si gode tutta la partita lì, bello fermo, tranquillo, con le mani sui fianchi, anche se pure Frey ha un bel problema. Infatti Frey, diciamo che non sente la fatica, non deve correre, non deve fare questo, non deve fare quello, però trovandosi a Novara, ci sono le risaie, insomma, è praticamente divorato dalle zanzare. Infatti è lì che cerca di liberarsi dalle zanzare, fa mosse di kung fu, di karate per liberarsi dalle zanzare. E a proposito di Frey, visto che stiamo tirando fuori aneddoti, curiosità, io mi ricordo una cosa particolare, una roba che secondo me nessuno si ricorda, ma io me la ricordo perché vidi un servizio in TV e quindi mi rimase impressa. Frey rimase all'Inter praticamente come portiere titolare solo quell'annata sciagurata di Tardelli, quella del famoso derby perso 6-0. L'anno dopo Frey se ne va al Parma. Benissimo. Quando va al Parma, il giornalista di Studio Sport, mi pare, gli fa una domanda e dice: ci sei rimasto male? La vivi come una retrocessione essere passato dall'Inter al Parma? E lui risponde: sicuro, no, perché il Parma quest'anno farà la Champions League, mentre l'Inter non farà la Champions League, quindi non è un passo indietro ma un passo in avanti. Peccato che poi il Parma quell'anno non supera i preliminari e quindi Frey non farà la Champions League. Comunque resta il fatto che a Parma vincerà il suo unico alloro, ossia una Coppa Italia nel 2002. Poi anche per Frey, grande portiere, amatissimo, grande parate, grande personaggio, però diciamo che la bacheca rimarrà desolatamente vuota. Tra l'altro ricordiamo che al raduno di Serie A Operazione Nostalgia c'era Volpi, però non c'era Poggi, purtroppo questa è una grande mancanza, è inutile che io vi stia a dire perché assieme a Volpi ci sarebbe dovuto essere anche Poggi, ovviamente. Immagino che il 99% di voi conosca il motivo. Però torniamo alla partita. Eravamo rimasti a Milito che soffre, che è lì che non ce la fa più, praticamente sembra più morto che vivo. Però siccome stiamo parlando di Milito, dobbiamo ricordare che Milito è comunque un grandissimo giocatore. E infatti, mentre la sua squadra sta perdendo 3-1, si inventa un grandissimo gol. È vero che la difesa avversaria è quasi immobile, però realizza un gol bellissimo, viene giù lo stadio. Io l'ho ripreso, ero lì, volevo star fermo con la videocamerina mentre lo riprendevo, però poi non ce l'ho fatto, ho iniziato a esultare, quindi ora vedrete le immagini che sono però piuttosto mosse, però troppo bello, grandissimo gol di Diego Nemilito, mio eroe del 2010, quindi non sono riuscito a trattenermi. Grande esultanza, grande gioia mia, grande gioia di chi mi era vicino, che era juventino, milanista, non mi ricordo, insomma, tutto molto bello, bellissimo gol, bellissima atmosfera. Bravo!
quindi alla fine Milito dopo il gol non ce la fa più, tenta uno scatto, muore e quindi se ne esce, esce anche Zanetti, insomma c'è un ricambio di giocatori, tra l'altro in attacco esce Milito ma entra anche Padovano, un giocatore che io ho sempre amato, grandissimo Padovano, me lo ricordo ai tempi della Juve, mi faceva una paura incredibile perché secondo me era un grandissimo campione. Quindi alla fine la partita è finita, con i giocatori più morti che vivi, sono passati ancora a salutare e alla fine è finito tutto sulle note di un'estate italiana, con mia moglie che cantava commossa, è stato tutto molto bello, un po' meno bello diciamo riuscire a tornare a casa perché ovviamente era tutto intasato il centro, però vabbè, piano piano ce ne siamo tornati con grande soddisfazione. Tra l'altro ho avuto anche il piacere di conoscere un paio di persone, nonostante diciamo la mia tendenza alla timidezza e l'incapacità di creare relazioni sociali, ho avuto il piacere di conoscere Roberto, grandissimo tifoso di Roberto Baggio, abbiamo chiacchierato a proposito di Roberto Baggio, lui tra l'altro indossava quella che secondo me è la maglietta più bella che ha indossato Roberto Baggio, sia quella dell'Italia, USA 94, bellissima, ad occhio mi sembrava anche originale, non come la mia di Zanetti e quella di mia moglie di Toldo, e poi ho conosciuto anche Alberto con sua moglie, anche lì è stato un piacere chiacchierarci, insomma ripeto, è stato veramente piacevole e quindi io ringrazio innanzitutto mia moglie che mi ha regalato questi biglietti, ringrazio mia moglie che è venuta e si è goduta anche lei la serata, si è divertita, quindi è stato diciamo un anniversario, un modo per celebrare l'anniversario diverso dal solito ma che mi ha veramente piaciuto e quindi la ringrazio. Io intanto ringrazio anche voi per l'attenzione, questo è stato un video un po' particolare, noi ci vediamo la prossima volta con i consueti video storici, se il video vi è piaciuto vi va di mettere mi piace, iscrivervi al canale, è cosa ovviamente gradita, noi ci vediamo alla prossima storia romantica, ciao! Ecco, mentre stavo sistemando tutto, Scrugni si è degnata di svegliarsi e quindi niente, mi dà le spalle perché fa un po' la preziosa, però niente, concludo visto che Scrugni ha un sacco di fan, molti più fan di me, e quindi Scrugni vi saluta. Scrugni, vorresti salutare di là? Girati qua però, sì carina, saluta con la zampa. Ok, dai, vai Scrugni, puoi andare.